andiamo a premiare la dottoressa Barbara Gallavotti, che è innanzitutto biologa, lo diciamo, noi siamo biotecnologi, quindi ci fa piacere dire che è una collega, una biologa, ma soprattutto il suo mestiere è essere giornalista, divulgatrice scientifica, autrice di trasmissioni televisive e di libri. Abbiamo la nostra targa, in epoca non Covid sarebbe stato bello poterla dare di persona, ma cominciamo a mostrargliela, poi gliela recapiteremo in diretta. Su questa targa c'è scritto che il premio giornalistica su Biotech 2020 va a Barbara Gallavotti per la straordinaria capacità di divulgare la scienza, per il linguaggio sempre chiaro e fruibile, per i diversi e inediti approfondimenti anche sul nuovo coronavirus, per l'istimolante riflessione su tempi, su temi di ampio respiro come la ricerca scientifica e il diritto alla cura. Barbara Gallavotti è in collegamento con noi, non è qui in studio, ma abbiamo il piacere di passarle la parola rinnovando i complimenti da parte di tutti gli associati di Assobiotech. Grazie mille. Grazie, grazie davvero a voi. Devo dire, sono profondamente onorata di avere questo premio. Sono onorata in modo particolare di averlo quest'anno, perché quest'anno, come non mai, credo sia tangibile che è il momento delle biotecnologie, perché si sta creando una sorta di circolo virtuoso tra la cittadinanza tutta, che ha acquisito finalmente la consapevolezza dell'importanza delle biotecnologie a causa, purtroppo, dell'emergenza dovuta al nuovo coronavirus, e anche l'evidenza, tutto sommato, che la ricerca biotecnologica è in grado di mettere a punto gli strumenti di cui la società ha bisogno e l'industria biotecnologica è in grado di produrli. Ora, quando parliamo di biotecnologie, ci piace pensare che tutto sia nato moltissimo tempo fa, addirittura all'epoca degli Egizi, quando finalmente si capisce che si può fare il pane lievitato. Questo perché si intende per prodotto di biotecnologia qualsiasi cosa che utilizzi esseri viventi, loro parti o processi messi a punto dagli esseri viventi per produrre qualcosa che serve alla nostra specie. E evidentemente il lievito, digerendo la farina, produce dei gas che fanno gonfiare l'impasto e quindi a tutti gli effetti è un prodotto biotecnologico. Ma ci dobbiamo anche dire che nelle successive migliaia di anni l'umanità non va molto oltre il pane e qualche bevanda fermentata. La biotecnologia diventa uno strumento importante anche economicamente, forse solo nella seconda metà dell'Ottocento in Germania, quando proprio l'industria della birra compete come pesantezza, come importanza economica, addirittura con quella dell'acciaio. Questo perché c'erano stati degli avanzamenti importanti nelle conoscenze, per esempio sulle conoscenze sulla fermentazione dovute a Pasteur. Del resto, quello è il periodo in cui nasce anche l'industria farmaceutica. Pensiamo che nel 1897 un chimico tedesco della neonata Bayer capisce finalmente come ottenere su scala industriale acido acetil salicilico dall'estratto della corteccia del salice che conteneva acido salicilico. Ora, la potenza, la capacità dell'acido salicilico di curare, abbassare la febbre o far diminuire il dolore era conosciuta anche questa dall'epoca degli antichi egizi, però non era utilizzabile perché l'acido salicilico ha degli effetti collaterali gravi a carico dello stomaco. Quindi, con questa scoperta della chimica, inizia l'era d'oro dell'industria farmaceutica. Anche questa volta il balzo è dovuto a conoscenze e strumenti innovativi. Quindi, come dicevate anche negli interventi che mi hanno preceduta, idee,
conoscenze, strumenti e finanziamenti sono i quattro ingredienti cardine che hanno consentito di passare da un uso artigianale e tutto sommato inconsapevole delle biotecnologie all'utilizzo che ne facciamo adesso e che ha cambiato le nostre vite. E sono anche i quattro elementi che sono stati presenti nel grande sforzo collettivo mondiale contro il nuovo coronavirus e che hanno portato a una spinta straordinaria. Pensiamo a quello che è successo nel campo dei vaccini. Ora, i vaccini, lo ricordiamo, il primo è del 1796, è il vaccino di Jenner contro il vaiolo. Il successivo vaccino arriva un secolo dopo, nel 1880, e poi fino ad oggi abbiamo avuto in totale una trentina di vaccini contro tutte le infezioni che è possibile contrastare in questo modo, appunto vaiolo, morbillo, rosolia, parotite e così via. Ora, tutti questi vaccini di cui oggi disponiamo sono basati sostanzialmente o su agenti infettivi inattivati, o su agenti infettivi indeboliti o su parti di agenti infettivi. Sono sostanzialmente la stessa idea di Jenner evoluta in maniere diverse. L'idea veramente innovativa di cui si parla dagli anni Ottanta è quella di avere vaccini basati sugli acidi nucleici, quindi su DNA o su RNA. In 35 anni questi vaccini non si erano mai avvicinati alla realizzazione. Negli ultimi 10 mesi, grazie agli investimenti e all'apporto di idee dovuto al nuovo coronavirus, le cose sono cambiate radicalmente. Oggi sono allo studio, alla sperimentazione su fase umana, sulla specie umana, 14 diversi vaccini basati sugli acidi nucleici. Uno l'avete nominato all'inizio degli interventi perché è proprio quello che sembra dare una protezione addirittura del 90% secondo le notizie di oggi. Ora, i vaccini basati sugli acidi nucleici si fondano sull'idea di intanto isolare qual è una molecola chiave dell'agente infettivo, in questo caso il virus, che è in grado di destare una risposta immunitaria e poi fornire alle nostre stesse cellule il materiale genetico per produrle, per produrre quella molecola in maniera tale che appunto la cellula la produca e la mandi in giro per l'organismo, addestrando così il sistema immunitario a riconoscerla e destando sperabilmente una risposta immunitaria durevole, così che se il vero virus dovesse presentarsi, troverebbe un sistema immunitario pronto a riceverlo. Questa brevissima descrizione fa capire anche a chi non è addetto ai lavori l'enorme complessità di dover mettere a punto un vaccino con queste caratteristiche. Ora la domanda è: perché farlo? Ebbene, perché in questo modo la fase di sviluppo e anche la fase di produzione possono essere più rapide rispetto a quello di un vaccino tradizionale. La stessa cosa si può ottenere alla stessa velocità e promessa dai vaccini basati su virus modificati, che sono l'altra grandissima innovazione che discende direttamente dalla terapia genica. Qui l'idea è mettere a punto dei virus artificiali che siano in grado di iniettare il loro patrimonio genetico all'interno delle cellule, però un patrimonio genetico non in grado di nuocere, ma in grado di fornire alla cellula stessa l'istruzione necessaria per produrre le molecole che possono destare la risposta immunitaria. Dicevamo, la chiave è appunto riuscire a velocizzare i processi rispetto ai vaccini tradizionali, perché c'è un altro grande problema, un grande nodo che è venuto al pettine, che è quello della produzione dei vaccini. Oggi in tutto il mondo si producono in totale circa 2 miliardi di dosi di vaccini l'anno. Questi sono tutti i vaccini che vengono prodotti al mondo contro l'influenza, contro la rosolia, contro l'encefalite giapponese, contro tutto il possibile. Ora, se ci fosse, come si spera,
un vaccino contro il coronavirus, bisognerebbe aggiungere a questi 2 miliardi di dosi 6 miliardi per vaccinare una quota sufficiente della popolazione umana, e questi 6 miliardi forse dovrebbero essere prodotti ogni anno per ripetere la vaccinazione qualora sia necessario un richiamo. Quindi si vede bene che dal punto di vista dell'industria che deve produrre queste dosi si chiede uno sforzo straordinario. Uno sforzo che è stato in qualche modo alimentato anche da dei finanziamenti abbastanza adeguati. Basta pensare al fatto che si stanno già producendo in diversi casi dosi di vaccino prima che le relative sperimentazioni siano finite, nella consapevolezza che se tutto va bene, quelle dosi potranno essere somministrate, altrimenti dovranno essere gettate. Volevo accennare anche ai farmaci, perché l'altra grande sfida naturalmente sono i farmaci. Gli anticorpi monoclonali rappresentano forse l'orizzonte più concreto, ma c'è dietro l'angolo la grande sfida, di nuovo, di produrre degli antivirali ad ampio spettro. Sappiamo che gli antivirali ad ampio spettro non esistono, perché i virus non sono degli organismi viventi, infettano le nostre cellule, utilizzano i loro processi, ed è estremamente difficile trovare modo di attaccare il virus senza danneggiare le nostre cellule. Sappiamo anche che ne abbiamo però un disperato bisogno, perché se li avessimo avuti all'inizio dell'epidemia non ci saremmo trovati in questa situazione, e inoltre molto probabilmente altre emergenze analoghe al nuovo coronavirus si presenteranno. Gli antivirali ad ampio spettro sono qualcosa che è nella mente degli esseri umani almeno dagli anni 30, quando si è scoperto che forse l'eparina poteva avere una funzione di questo tipo, ma l'eparina purtroppo funziona solo in vitro. Al Politecnico di Losanna si sta sperimentando un antivirale che potrebbe funzionare su diversi tipi di virus differenti, legandosi alla sua superficie, alla superficie del virus, esercitando una pressione che farebbe collassare l'intero involucro del virus, distruggendolo. E questo ci porta al futuro, perché questa emergenza del coronavirus finirà e verrà un giorno in cui forse dei farmaci contro di esso non avremo più tanto bisogno. Forse i vaccini e anche i test diagnostici saranno diventati una routine. Ma da questa emergenza che abbiamo vissuto ci rimarrà moltissimo. Intanto forse ci rimarranno degli strumenti contro altri agenti infettivi, ci rimarrà un enorme bagaglio di competenze acquisite che potremo utilizzare per la medicina personalizzata o anche per lo studio del microbioma. E comunque ci rimarrà la consapevolezza che con le giuste spinte, i giusti investimenti, le biotecnologie possono aprire delle strade totalmente innovative per vincere la grande sfida, che purtroppo non è quella del virus, ma è quella dei cambiamenti climatici e anche dell'utilizzo sostenibile del nostro territorio. Quindi possiamo pensare che sarà grande grazie alle tecnologie, se potremo avere delle piante che hanno bisogno di meno acqua o di meno risorse, dei materiali per esempio plastici che siano più sostenibili, o anche dei batteri o di qualche altra soluzione che ci permetta di rimuovere l'inquinamento. Ma come tutte le cose, in una società democratica, le biotecnologie hanno bisogno del sostegno della popolazione. E questo sostegno, lo sappiamo, si costruisce con una linea di dialogo permanentemente aperta tra voi, noi che raccontiamo la ricerca al pubblico e il pubblico tutto che la riceve. E bisogna dire che su questa parte di comunicazione non siamo stati molto bravi negli ultimi anni. È su questa che dobbiamo cercare di fare meglio.